Buongiorno, sono il dottor Paolo Capogrosso, membro dello staff di Uomo 360. Parleremo oggi della diagnostica nel paziente con impotenza, con disfunzione erettile. Sappiamo che la disfunzione erettile può essere di vario genere, può essere di tipo organico e quindi dove c'è effettivamente un danno biologico che può essere vascolare o può essere relativo a una malattia come il diabete, che è una malattia molto diffusa, oppure dopo un intervento chirurgico come quello di asportazione della prostata. Oppure ci può essere un'impotenza di tipo psicogeno, cioè legata a uno stress mentale che porta il paziente ad avere difficoltà nell'erezione. La diagnostica serve proprio per capire in quale dei due ambiti ci troviamo. Banalmente, chiaramente all'inizio è importantissimo fare una corretta raccolta della storia clinica del paziente. E poi sulla base anche di quello ci si orienta su quelli che sono gli esami da effettuare, che possono essere esami del sangue per andare a valutare anche il profilo ormonale, quindi il testosterone, così come la diagnostica ecografica. In questo senso l'ecodoppler penieno dinamico è sicuramente l'esame principe per andare a valutare la vascolarizzazione del pene, perché ci consente di capire se c'è un'alterazione a livello dei vasi che portano il sangue al pene che consentono l'erezione.